Ok, come esattamente per gli scontri di DLC e come esattamente per gli scontri con Caroline e Justine, non so nulla di questo scontro, ma sono sicuro che sarà tosta. Sono sicuro che sarà tosta. Prima però di entrare, vado a potenziare le mie persone e a prendere quelle giuste. Non so come gestirla questa battaglia, ho paura. Questa è la squadra: Orfeo Picaro, Magazzi Zanagi, Kaguya Picaro, Raul, Alat, Messia Picaro, Izanagi Nokami, Yoshitsune, Asterius, Satanael, Bahal e Maria. Io non ho idea. Non ho idea se questa squadra sia buona o meno, vada bene. Non lo so. So però che ce la faremo. Lo so, ci voglio credere. E non voglio neanche sfruttare Izanagi Nokami, perché so che potrebbe distruggerla. Benissimo allora. L'avanza, io sono pronto. Permettimi di verificare di persona i risultati della tua vera riabilitazione. Sei pronto ora? Sì, sono pronto. Dannazione, mi sto cagando in mano. Ho paura. Prima di iniziare, vorrei discutere con te di una cosa. Sentiamo. Nel trovarci qui faccia a faccia, avverto una sensazione inusuale. Si potrebbe dire ansia. Provi forse anche tu la stessa cosa? Sì, dannazione, sì. Dunque, persino qualcuno come te avverte ansia di tanto in tanto. In qualità di colei che governa il potere, sono lieta che tu voglia concedermi questo scontro. Ti prego dunque di condividere con me tutte le esperienze che hai maturato fino a questo momento. Naturalmente, non avrei mai potuto intraprendere questo cammino senza l'aiuto dei tuoi compagni. Pertanto, lascerò che ti assistano anche in questa prova. Questo ti permetterà di fare sfoggio di tutto il mio potere. E ora, in guardia! Ho paura, io non so cosa aspettarmi, io so che questa mena. Porca troia. Non è il caso di risparmiare i colpi con me, attaccatemi con tutte le vostre forze. E ora iniziamo. Bene, iniziamo già malissimo. Bene. Grazie, Lavenza. E io perché ho dei punti in meno SP a caso? Ah beh, certo. Togli a noi, prendi tu. Brava ragazza, brava, brava. E allora ti ripago con la stessa moneta. Debilitazione. Tu, invece, spirito combattivo su tutti quanti. Parapapara, parapapa, parabaratana. Tu, concentrazione su tutti quanti. Parapapara, parabara, parabapa. Ho paura. Questo scontro mi spaventa, dannazione. Haru, ti chiedo di ridurre tutto quanto a lei. Devi stare giù con le statistiche, dannazione. Ovviamente. Figa, Haru ne ha prese ma male, 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 eh. Allora, visto che siamo concentrati, vediamo qual è la tua debolezza. Non lo so, perché è giustamente la prima volta che ti combatto, dannazione. E allora, iniziamo con frecce splendenti. Dobbiamo attaccarla con qualsiasi cosa. Ok, in questo stato resiste la luce, benissimo. Tu, Ryuji, vai un attimo di Zio Dain, vediamo come se la mette. Perfetto. An Agidain, anche se credo che resiste anche a quello. Resiste a tutto, benissimo. Mapsiodain. Pappa. Figa, ha resistito a tutto. Alterazioni. Grazie Haru, grazie Haru. Certo che Noir ne sta prendendo ma male, ma di cattiveria. Cadenza Neo! Zenzei, che stu... Ah no, beh, in realtà mi serviva. In realtà mi serviva, però è stata una cazzata. Visto che abbiamo tutto caricato, vediamo se i colpi fisici funzionano. Sta resistendo a tutto!
Ah beh certo, perché continua a cambiare, quindi non posso sapere in anticipo a cosa resiste o no. Figa. E allora Ann cura Haru. Haru, bella domanda. Fai muro di vita. Vediamo un attimo cosa fare. Devo continuare a usare tutti i tipi di attacchi, perché io non so cosa è debole o no. Ah, benissimo. Anche gli scudi mi riesce a togliere. Perfetto. Wow. Porca troia. Guarda, io ci provo. Proviamo con Inferno di Fuoco. Wow. Questo sì che è resistere a tutto. Porca troia. Io non so come fare. Non ho idea di come colpirla. Sta resistendo a tutto. E il fatto di non sapere quali siano le resistenze mi urta. Mi urta all'inverosimile. Mapsiodine! Continua a resistere a tutto! Non è possibile, Lavenza! Grazie, Haru. La tua abilità è stata molto utile. E ti pareva. Mi dispiace, Lavenza. Ok. Ma come faccio? Qua, allora, qua è palese che ti vogliono. Fai perdere e poi riprovi. Proviamo tuono prorompente, perché lei ha usato un attacco di vento, quindi... Eccolo qua, un bel danno, finalmente. Mapsiodine! Signorina, credeva davvero di sfuggirmi? Vediamo, aspetta. Usiamo anche Agidine, così da sfruttare anche la nostra carica. Ovviamente. Rifacciamo un muro della vita, perché così lei perderebbe anche un turno ad attaccare o a dissolvercelo. Lo sapevo. Lo sapevo, avresti sfruttato un turno per questo. Ok, devo andare direttamente a questo punto. Su cosa loro... Su cosa lei... Dannazione. Ci provo. Polvere di diamanti. Se lei attacca col fuoco, io devo attaccare col ghiaccio. È ovvio. Perfetto. Allora, spirito combattivo su tutti. Ah, giusto, che stupido, era già applicato. Super concentrazione su tutti. Na 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 na. E Haru, tu a questo punto ti tocca un attimo la bomba di caricarci. Ripristina tutti la vita. Io non so se questo scontro sarà vincibile in modo normale o no. Benissimo. Grazie. Grazie Maruki di disintossicazione. Wow. Ok, quindi ci è attaccato col fulmine, ergo Fantarei. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mano di Dio. Lo so che è poco, ma in qualche modo ce la dobbiamo fare. Inferno Agidine. Dobbiamo consumare il meno possibile anche i come si chiama, gli SP. Il tuo talento nel determinare le affinità dell'avversario è qualcosa di notevole. Anch'io sto iniziando a scaldarmi. Tuttavia, la prossima fase non sarà semplice come la precedente. Eccoci qua, seconda fase.
Aia. Ma io non capisco chi è che continua a riflettere. Ah, certo! Ho capito! Sono stupido! Lei dissolveva la parte magica dello scudo di Haru, non la parte fisica. Quindi gli attacchi fisici siamo protetti, bene o male. Il che mi va bene. Il che mi va benissimo. Proviamo quindi a colpirti. Ok, resiste. Agidine, sono sicuro che non andrà a segno mai. Mapsiodine. Dopo farò usare a qualcuno qualche oggetto per la magia, perché qua pare che ti manchi ancora la tecnica. È finita. Era ovvio. Il colpo di grazia sarà messo a segno da noi. Ah, benissimo, la vendetta, vedo. Pare che tu non sia ancora in grado di fare pieno sfoggio delle tue abilità. Non è questa la reale entità del potere di un trickster. Attenderò il tuo prossimo tentativo di sfidarmi nella speranza di un esito migliore. Wow. Ho capito una cosa da questo scontro. Ho capito dannatamente una cosa. Ryuji è inutile, purtroppo. Haru è utile per il fatto che le alterazioni ci protegge, ma d'altro canto serve solo a quello. Han serve, purtroppo. Han serve, ma cazzo. Il fatto che molte delle sue persone resistano a molte cose diverse rende tutto molto difficile. Allora, posso rendere il tutto dannatamente più semplice in un modo solo. Con le persone con attacco divino. Il problema è che usare questo mi scoccia. Mi scoccia perché sarebbe troppo facile con lui. Voglio uno scontro leale e pulito. Non voglio distruggerla con un colpo, cosa che probabilmente non succederebbe comunque. Adesso la vera problematica è scegliere una squadra efficace. Andiamo di vedere. No, cavolo, no. No, 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 no. Verità letali, no. Stella del mattino. Potrei resistere a qualunque cosa. Figa, 219. Com'è possibile l'avenza? Porca troia. Com'è possibile? Potenziato al massimo. Potenziato al massimo con volere della spada. Peggy Dolan. Com'è possibile che faccio 130? Com'è possibile l'avenza? Attacchi divini, se in santo cielo, potenziati con super concentrazione. Dio santo. Allora, credo di aver capito che la prima fase punta tutto sul fattore debolezze. Quindi se lei usa fuoco, tu devi usare ghiaccio. Se lei usa fulmine, tu devi usare vento. Tutto si basa su questo. Si basa tutto su questo. Neanche il divino fa qualcosa. Non serve a un cazzo il divino. Se la strategia di prima non ha funzionato manco per l'anima, non ho idea di come fare. Penso che l'unica opzione plausibile sia veramente quella di continuare ad usare attacchi che sfruttano le sue debolezze. Il punto è che non ci sono veramente debolezze. Ci sono punti in cui lei non prende, cioè prende molto più danno del normale. Ovvero ghiaccio, fuoco, fuoco, ghiaccio, vento, fulmine, fulmine, vento. Non me l'aspettavo che sarebbe stata una sfida di logoramento. Lo ammetto, non lo voglio negare. Non pensavo che sarebbe stata una sfida
a chi cedeva prima. Non l'avrei mai pensato. Il punto è, a questo punto, Akechi che cosa fa? Cioè, nel senso, a cosa ci serve avere Akechi? Akechi posso sfruttarlo continuando ad attaccare Divino. Posso continuare ad attaccare Divino con lui finché non iniziamo a carburare un po' coi danni. Ma diventa veramente una questione di continuare solo ad attaccare e niente più. A questo punto, anche se non volevo sfruttarlo, mi sa che mi conviene sfruttarlo allora, Izanagi no Okami. Il punto è che non volevo usarlo così spudoratamente. Non lo so, sto veramente combattendo alla cieca e non so se sta funzionando. Ovviamente. Però quello è attacco ghiaccio, quindi possiamo sfruttare sia il nostro attacco che quello di Han. Ok. Ti prego, schivalo, Han. Grande, bravissima. Ok, ghiaccio, quindi inferno. Benissimo. Inferno di fuoco. Guarda come i danni vanno, guarda come vanno i danni. Bravissimi tutti e due. Il tuo talento nel determinare le affinità dell'avversario è qualcosa di notevole. Anche io sto iniziando a scaldarmi. Tuttavia la prossima fase non sarà semplice come la precedente. Ovviamente. Anestesia. Ok, quindi attacchi fisici. Il punto è, con gli attacchi fisici tu a cosa resisti? Vabbè, io vado di cadenza neo intanto. Zenzeikeru. Resiste al fuoco, al ghiaccio, al vento. Non lo so. Pare che ti manchi ancora la tecnica. Come faccio? Scusami, come cavolo faccio la venza ad abbatterti se non so quali sono le tue debolezze? Proviamo a cambiare squadra, proviamo a togliere Haru e a mettere Sumire. Non credo funzionerà, ma proviamo. Anzi, no. No, 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 Haru non la possiamo togliere. Togliamo Akechi e mettiamo Haru. Haru ci serve per le protezioni, però Haru non ha difesa, prende un casino di danno. Eppure c'ha la stessa resistenza di Akechi. Akechi non prende così tanti danni. Non mi sorprende che questo sia uno scontro segreto finale del gioco. Però cazzo, è più difficile questo del boss finale per me. Il boss finale è veramente stato difficile. Però questo scontro, santo cielo. こういう時は助かったぜ。テルソナ見せて。当たり。そんな。ワイオレット最高だ。ファイトだよ。次行けな。
Tutti, porca troia.私の体、次は一つ。さて次は。ペルソナ。バイオレット、さすがアスリート。ペルソナ。ラウール。いた。ペルソナ。直したぞ。Non mi ha attaccato con un attacco oscuro, lei. Che
Che sfoggio di abilità. È evidente che le innumerevoli avversità che hai sopportato ti abbiano dato anche dei benefici. Si dice spesso che la fortuna conti molto nel successo di un individuo. Sono curioso di osservare la tua. Siamo alla terza fase. Figa. Ho puntato tutto su frecce splendenti io. Pure. Ottimo. Non pensavo che saremmo arrivati fino a questo punto. Sei stato molto chiaro. Mi toccherà dar fondo ai più riconditi recessi del mio potere. Spero che tu sia pronta ad affrontare quel che ti attende da qui in avanti. Non intendo trattenermi. È già tanto che sono arrivato a questo punto, quindi fai quello che devi. Fai quello che vuoi. Per un attimo ci ho sperato che lo schivasse, te lo giuro. Ci ho sperato tantissimo che lo schivassi, Skull. No, non posso. Non posso. Non posso rischiarla, però... Cazzo. Guarda, lo spero. Spero che funzioni. Spero che faccia qualche tipo di danno. Scusate il silenzio iniziale, ma è stato tutto dovuto alla concentrazione incredibile. Mi aspettavo esattamente questo risultato io. Mi aspettavo esattamente questo risultato. Basso. Merda, l'ha uccisa! Riportala in vita. Te, riportala in vita, poveraccia. Mi servi. Ma dai, di nuovo. Ma scusa, ma l'ha attaccata subito perché l'ho riportata in vita? Yes, grande Sumire. Pure appena morta riporta in vita il critico. Sta donna io la amo. Rompi formazione, staffettiamo. Anzi, aspetta. Ok, aspetta. No, 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 fermi. Stiamo andando troppo nei casini. Ok. Resiste agli attacchi fisici, però non ai critici. Devo sperare di nuovo Yoshitsune. Devo puntare tutto su Yoshitsune. Ho puntata sulla persona sbagliata. Ho puntato tutto sulla persona sbagliata. Dovevo attendermelo. Avrei dovuto fare Satanael. Qualunque altra persona sarebbe andata bene. Ok, in questo momento però sono caricato. Io non ho una persona di fuoco. Devo puntare su Titan Tomachia. Speriamo che faccia qualche effetto. Ovviamente no. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Tu a che punto sei con le statistiche? Non hai nessun potenziamento, vero? Ok. Tutto quello che posso fare allora è potenziare Joker. Ancora da noi.
Che culo. Inferno di fuoco. Ok, ci manca poco. Ci manca poco. Ci manca poco. Muore anche Sumire. Pure. Grazie, Anne, che mi hai salvato. Che culo. Grazie, Futaba. Io non so veramente cosa farei senza questa donna. Io non so cosa farei senza questa ragazza. E ora il punto è che non so cosa sia resistente. Non ho idea cosa sia resistente e a cosa sei debole. Ha usato centro perfetto. Quindi sarà resistente agli attacchi fisici. Lo so. Siamo alle fasi finali e non ho idea di cosa fare. Devo riprovare frecce splendenti, non lo so. Proviamoci. Skull, fai qualcosa. Distruggi, spacca, ti prego. Spirito combattivo. Dobbiamo aumentare Sumire di nuovo. Devo sperare che Sumire la manda in critico. Aspetta, tu sei anche concentrata, Ann? No. Ok, allora super concentra tutti quanti. Non voglio morire, non voglio morire. Lama danzante. No. La vittoria. Questa sconosciuta. È stato come mi aspettavo. Ho finalmente potuto assaggiare il frutto della tua riabilitazione. Nonostante forze esterne abbiano agito a tuo sfavore, sei riuscito a mantenere intatta la tua libertà. Malgrado il dolore e le avversità, hai avuto fede nei tuoi compagni e combattuto per i tuoi ideali. È stata dura. Ma hai comunque portato a termine il compito. Deve essere questo ad attrarre coloro che ti circondano. Invece di mettere in ombra gli altri, eserciti su di loro un fascino che li spinge a superare i propri limiti. Potrebbe trattarsi di un altro potere su cui governare. Grazie a te sento ora di comprendere appieno il mio ruolo di colei che governa il potere. Sono un'entità che, per sua natura, crede nel potenziale degli uomini e li guida lungo la loro strada. E come tale sono restia ad ammetterlo. Ma sono contenta. Sono estremamente riconoscente di aver potuto assistere al cammino che hai deciso di sfoggiare. Grazie infinite, mio trickster. Conterò sempre su di te. Sì, certamente. Questo è un segno della mia gratitudine. Lo accetterai? Il segnalibro intricato. Ricordi il segnalibro che ti donai dopo avermi sconfitto in battaglia? Ero ancora separata in due metà. In origine quel segnalibro era stato affidato loro come memorizzazione dei miei ricordi. Ma non era altro che una mera imitazione dell'oggetto autentico che ora consegno nelle tue mani. Il fatto che tu possieda entrambi i segnalibri dimostra che la tua forza è qualcosa di eccezionale. Quella che stai per affrontare con i tuoi compagni potrebbe essere una prova estremamente ardua. Tuttavia, nonostante gli ostacoli che si presenteranno sulla tua strada, non dovrai temere. Dopotutto, ti ho definito l'uomo più straordinario del mondo. Dunque, dovevo anche darti una ricompensa. Questo è per te. Sfera onnipotente. Sfortunatamente ora devo ritornare ai miei doveri. Ci rivedremo più avanti. Sfera onnipotente. Che cosa farà mai? Sfera difesa zenith. Aumenta gli attacchi. Annulla gli attacchi magici tranne quelli divini.
perdono. Ma è potentissima questa roba. È potentissima. Annulla gli attacchi magici. No, non può essere. Non può essere così rotto. No. No, non può essere così rotto. Devo testarlo. Così rotta. Non ci credo. Non ci credo. Va bene che è il premio massimo assoluto, la Madonna proprio. Ma questo è un oggetto game breaker assoluto. Questo annulla Stenua Resistenza ai limiti dell'umana sorte. Wow. Cioè, una persona del genere è inattaccabile ora. Punto. È intoccabile, Lucifero. Wow. È stata tosta. È stata tosta e non lo voglio proprio negare.